E buongiorno e benvenuto su Talk About. In questo video torneremo a parlare di cripto e tasse perché ormai i tempi sono stretti, il tempo ormai è quasi finito per metterti a posto come situazione finanziaria sulle tue criptovalute. Ovviamente ne parliamo dopo la sigla e ti spiego tutto quanto. Prima di cominciare, come sempre, ti chiedo di lasciare un bel like su questo video. A te non costa nulla, ma mi aiuti veramente tanto a far crescere il canale. Io rilascio questi contenuti sempre in modo gratuito e un modo che hai per supportarmi è proprio lasciando un piccolo like. Altra cosa importantissima, ti chiedo anche di iscriverti al canale e premere sulla campanella, così quando pubblicherò altri contenuti verrai notificato e non ti andrai a perdere. Dunque, cripto e tasse. La scadenza è vicina, bisogna mettersi a posto con il fisco perché ormai è tutto tracciato. Quindi ho diviso questo video in tre semplici passaggi. Questi tre semplici passaggi sono le uniche cose che dovrei fare per essere a posto al 100%. Partiamo con la prima cosa, ovvero la dichiarazione. Quando è che si dichiarano le cripto? Allora, le cripto si dichiarano sempre, a prescindere di dove le hai. Quindi exchange, wallet privato, MetaMask, Ledger, non importa, e a prescindere, attenzione, da quante coin hai. Non importa se hai 10 dollari, non importa se ne hai 10 milioni. Qualsiasi cifra tu hai in cripto va dichiarata nel quadro RW. Attenzione, perché qualcuno pensa alle cripto tanto sono nascoste e non le vede nessuno, assolutamente no, è tutto stratracciato, tu sicuramente hai usato l'exchange, sicuramente hai fatto KYC sull'exchange, quindi hai caricato i tuoi documenti e l'exchange è tutto lì trasparente, quindi lo Stato italiano nel nostro caso può vedere assolutamente tutto, quindi è importante per l'antiriciclaggio che tu dichiari le tue cripto. Sei a posto, le tue cripto non le hai ottenute vendendo armi o vendendo cose che non devi vendere, insomma. E quindi direi che puoi stare tranquillo. Attenzione però, perché qualcuno pensa, se ne può che non devo farlo. No, c'è una legge, la legge parla chiaro e dice che vanno dichiarate, punto. Dico c'è una legge perché fino all'anno scorso non c'era una legge chiara, c'erano degli interpelli, c'erano delle interpretazioni, era tutto un po' diverso. Ora la legge c'è, quindi attenzione perché, ripeto, è tutto molto chiaro e quindi basta seguirla alla lettera. Secondo punto, tassa sulla plusvalenza. Vediamo come funziona. Dunque, sulle cripto si paga l'imposta sulla plusvalenza del 26%, così come su tutti gli investimenti. Quindi se io ho delle azioni e faccio una plusvalenza, pagherò il 26% sulla plusvalenza. Se ho delle obbligazioni e faccio una plusvalenza, pagherò il 26%. Le cripto funzionano allo stesso identico modo. Quando si paga la plusvalenza, si paga se la plusvalenza supera i 2.000 euro l'anno. Quindi se hai fatto un prelievo superiore a 2.000 euro l'anno, andrai a dichiarare tutto quanto e ci pagherai il 26%. Come si fa a pagare tutto questo? Lo devi fare tu, quindi non esiste un portale come ad esempio una banca che fa questo per te, perché se tu delle azioni in banca, quando vai ad avere una plusvalenza ci pensa la banca a pagarti il 26%, se invece diversamente usi un broker tipo ad esempio DeGiro, ci devi pensare tu, quindi andrai a fare dichiarazione di redditi, dichiarerai tutto quanto e ti pagherai il 26%. Con le cripto funziona esattamente in questa maniera, quindi devi fare tutto da solo. Consiglio spassionato: affidati sempre a un professionista, non fare mai il fai da te, perché il fai da te in queste cose può fare più danni che altro. Un commercialista con davvero poco, perché costa molto meno di quello che pensi. Se hai mai usato un commercialista, magari ti sei fatto le idee sbagliatissime. Affidati a un commercialista, riporti tutta la situazione, gli spieghi: ho versato tot, ho comprato tot, ho venduto tot. Lui costruisce la situazione, ti dice se devi pagare la plusvalenza, la paghi e sei a posto. Quindi qua abbastanza semplice. Andiamo a vedere però il terzo punto, ovvero l'imposta sulla detenzione. L'imposta sulla detenzione è una nuova imposta che è stata introdotta quest'anno, ovvero noi paghiamo il 2 per 1000 sulle nostre cripto. Non importa dove sono, non importa quante sono, non importa se le usate su qualche piattaforma, non importa se le hai tradate, non importa se hai avuto una rendita o una perdita, fa niente. Sulla detenzione che hai delle cripto pagherai il 2 per 1000. Allora, qua è un pochino più complesso, un pochino, perché? Perché intanto dovrai raccogliere il totale del tuo cripto al 31-12, quindi dovrai dichiarare quante cripto avevi il 31-12 e pagherai lì il 2 per 1000. Stesso discorso della plusvalenza, ovvero sei tu che devi dichiarare e sei tu che devi pagare il 2 per 1000. Tranne se avevi delle cripto su Binance. Questo perché? Perché mesi fa Binance ha già fatto la richiesta di un pagamento, appunto dell'imposta del 2 per 1000, e l'ha pagata per noi.
Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se hai già fatto questo pagamento, le cripto che avevi su Binance sono già a posto. Dovrai pagare solo ovviamente il 26% se hai fatto plusvalenze, ma non l'imposta sulla detenzione, perché l'hai già pagata. Mentre qualsiasi altro exchange, Crypto.com, Bybit, se hai cripto su Nexo, non lo so, Yan Platform, qualsiasi altro exchange, non ha fatto questo lavoro, quindi non ha fatto da sostituto d'imposta, diciamo. Vuol dire che tutte le altre cripto dovrai andare a sommarle, a dichiararle e pagare il 2 per 1000. Anche qua, sconsiglio spassionato di nuovo, affidati anche qua a un professionista, perché diventa tutto molto semplice. Porti tutto a lui, gli dici, guarda, io ho tot in cripto, di cui tot erano su Binance, Binance mi ha già chiesto questi soldi qua, io ho pagato a Binance questa cifra, quindi lui ti dirà delle tue cripto qual è la percentuale su cui hai già pagato l'imposta, e il resto andrai a pagare. È un 2 per 1000, è un'imposta molto bassa, si paga su qualsiasi cifra, quindi non importa se hai 200 euro di cripto o 10 milioni, tutto in proporzione. È chiaro che se hai 200 euro di cripto, il 2 per 1000 è una cavolata, la paghi e sei a posto così. La cosa che può spaventare è proprio la complessità della cosa, perché devo vedere se ho fatto il plusvalenza, devo vedere quanto ho fatto, devo vedere quante cripto avevo, devo vedere dove erano, devo vedere se l'imposta l'ho già pagata magari a Binance, quindi non devo più pagarla. Per risolvere tutto quanto, ripeto, vai da un professionista, gli dai tutta la situazione, te l'analizza, te la prepara e fai quello che c'è da fare. Queste sono le tre cose che devi fare per metterti a posto. Lo ripeto ancora, sono noioso, lo so, è una legge, quindi non è più un interpello, è una legge vera e propria, scritta nero su bianco, ed è una legge che se non la rispetti puoi andare incontro a sanzioni. Se ci saranno infatti dei controlli e tu non avrai messo a posto la dichiarazione, la tassa sulle plusvalenze e la tassa sulla detenzione, pagherai delle sanzioni, quindi per evitare cose spiacevoli ti conviene metterti a posto tutto, anche perché a meno che tu non sia un ultramilionario, vedrai che quello che devi pagare alla fine è molto meno di quel che pensi. È più la rottura di scatole, me ne rendo conto, soprattutto se magari c'è una persona che non ha mai investito nulla, non ha mai avuto azioni, non ha mai avuto obbligazioni, ha iniziato con le cripto, non sai manco cos'è un commercialista, quindi non c'è mai avuto a che fare, mi rendo conto che può essere una rottura di scatole. Ma dal momento in cui tu comincerai a parlare con un professionista, vedrai, ripeto, è molto meno di quel che pensi. Detto questo, se vuoi altre informazioni, scrivimi qua sotto nei commenti. Io non sono assolutamente un commercialista, ma ho parlato con diversi commercialisti per acchiappare tutte le informazioni che potevo prendere. Ho fatto anche un video più specifico di questo, dove ti spiego meglio come funzionano queste tasse, te lo lascio magari qua sotto in descrizione. Comunque, se hai domande aggiuntive me le scrivi qua sotto nei commenti e sicuramente ti risponderò. Detto questo, io ti ringrazio di essere arrivato fin qua. Se non l'avessi già fatto, ti chiedo ancora di lasciare un bel like su questo video. Come ti ho detto, rilascio questi contenuti in modo gratuito, ma modo che hai enorme per aiutarmi a sostenere questo canale, e lasciando un piccolo like. Ovviamente non dimenticarti anche di iscriverti al canale e premere sulla campanella, così verrai notificato non appena pubblicherò un nuovo contenuto. Grazie ancora e noi ci vediamo nel prossimo video.